compito che ti sei assegnato di intervenire, anche limitare gli interventi, perché per noi sarà molto importante anche ascoltarvi e non solo parlarvi. Ovviamente questo tuo compito ha un'eccezione, ha un'eccezione, cioè il mio intervento, che invece non può essere in 6 ore, certo, sì. E al di là delle battute, io vi ringrazio in modo non rituale, perché ci avete dato la possibilità di confrontarci con le persone in carne e ossa, non con gli astratti principi. Mi sente? Quel fondo? Sì, sì, sì. Con gli astratti principi, nel caso ILVA, che noi crediamo sia veramente il caso industriale più straordinariamente emblematico che c'è. E allora qui mi occorre intanto dirvi perché lo riteniamo così emblematico. Lo riteniamo così emblematico perché nel caso ILVA, con una chiarezza di visibilità senza pari, si vede il sovrapporsi del vecchio modello produttivo, quello dei favolosi 30, dal 45 al 75, e quello che è successo dopo. E allora qui mi occorre subito dirvi che noi non siamo qui a fare un'operazione nostalgica, non vogliamo e non crediamo sia né desiderabile né possibile tornare ai favolosi 30. Ciò non di meno, dobbiamo calare la situazione nel mondo globalizzato che ci troviamo oggi, ed è una globalizzazione che, per quanto riguarda la circolazione del denaro, certamente va normata e bloccata; per quanto riguarda la circolazione delle merci, certamente va normata e fortemente ridotta. Ma è una globalizzazione che riguarda anche internet, la diffusione dei saperi, del desiderio di libertà, del movimento dei lavoratori, ed è dentro questo nuovo contesto che dobbiamo avanzare un ragionamento, un'analisi, e se ci riusciamo tutti insieme, una proposta. E allora io credo che Taranto ci chiama a dire che qualunque idea di sviluppo non può partire da fare i conti strettamente con l'emergenza ambientale. Questo ci riporta, scusatemi la citazione cina, ma che secondo me ci aiuta a tenere le fila degli interventi che mi seguiranno, a un problema antico che Polanyi aveva chiamato la grande trasformazione, pensando già a 200 anni fa, e cioè la riduzione a merce di 3 cose che merce non possono essere. Lui le chiamava merce fittizie, e cioè la riduzione a merce del lavoro, la riduzione a merce della terra, della natura, della vita, la riduzione a merce del denaro. Ora, sulla riduzione a merce del lavoro non posso dire niente io a voi, e rimarrò poi seduto ad ascoltare voi che mi insegnate che cosa vuol dire e come la si combatte. Sulla riduzione a merce della terra, beh, insomma, è un processo di accumulazione originaria del capitalismo, che il capitalismo non ha mai cessato. L'Inghilterra elisabettiana era enclosures, la privatizzazione delle terre. Oggi è trarre profitto appunto dall'aria, dall'acqua, dalla vita stessa. Per quanto riguarda la riduzione a merce del denaro, è sotto gli occhi di tutti che delle 3 funzioni del denaro, denaro come unità di valore delle cose, come mezzo di scambio e come oggetto di accumulazione, la 3ª funzione ha schiacciato le altre 2, per cui non conta tanto qual è il valore d'uso e qual è il valore di scambio, conta che speculazione si può costruire sopra il denaro. E perché queste sono predicabili all'IVA? Noi riteniamo che le prime 2, cioè la riduzione a merce del lavoro e la riduzione a merce, diciamo, della vita stessa, difficilmente possono trovare un momento esemplificativo così forte come
il famoso decreto salva Ilva del 3 dicembre 2012. Ora vedete, il testo è semplice, voi lo conoscete benissimo, non è la mia introduzione che lo deve affrontare nel dettaglio, però due parole non possiamo di non dirle. Che cosa diceva? Fermiamoci ai primi due articoli. Il primo articolo ci dice che in caso di stabilimento di interesse strategico nazionale, con un semplice provvedimento amministrativo prima del Presidente del Consiglio e poi del Ministro della tutela del territorio, si può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva per un breve tempo fino a 36 mesi, a condizione che si seguano le prescrizioni europee. E attenzione, ciò anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro che non impediscono l'esercizio dell'attività di impresa. Insomma, con questo articolo 1 si afferma che per quanto gravissimi e imminenti siano i rischi per la salute e fondate e urgenti le iniziative dell'autorità giudiziaria per contrastare la reiterazione dei reati, è sufficiente il provvedimento amministrativo per consentire la prosecuzione dell'attività di impresa e annullare ogni decisione della magistratura. Ma l'aspetto ancora più interessante è l'articolo 2, che ci dice che per quanto gravi, volontari e reiterati siano questi reati e per quanto inquietante possa essere la personalità criminale di essi, in ogni caso rimane in capo a questi la gestione e la responsabilità della conduzione degli impianti. Ora, vedete, un decreto di questo tipo, per quanto riguarda l'aspetto dell'intervento sulla magistratura, io credo che abbia solo due possibili antecedenti. Uno è quello del governo Craxi. Voi ricorderete quando a metà degli anni Ottanta tornò di corsa da Londra per sbloccare le reti di Berlusconi che erano state fermate da un provvedimento della magistratura, e sappiamo cosa è successo dopo. L'altro, io credo, possa essere il decreto Englaro, ovvero sia l'intervento, sempre con decreto legge, per bloccare la sentenza della Cassazione che consentiva alla famiglia Englaro di rispettare il desiderio di terminare l'accanimento terapeutico della figlia. La grande novità di questo decreto è che, contrariamente a quello, non è stato firmato da un pluripregiudicato come Craxi e Berlusconi, ma dal sobrio Monti, che Napolitano, al contrario del decreto Englaro, lo ha subito firmato e che è stato poi convertito in legge con l'approvazione del 90% delle forze parlamentari, tra cui l'intero partito democratico. Però il dato che a me interessa di più in questa sede affrontare con voi è che questo decreto viene 10 giorni dopo al patto sulla produttività firmato il 22 novembre da Confindustria con CGIL, CISL e UIL. Allora, che ci azzecca? Io credo ci azzecchi, perché come si concludeva quel patto? Anche qua, scusatemi, voglio fare delle citazioni il più possibile corretti, con la affermazione dell'ufficio che, aperte virgolette, la contrattazione collettiva si eserciti con piena autonomia su materie oggi regolate in maniera prevalente o esclusiva dalla legge, quindi chiedendo al Parlamento, nuovamente con la firma di Monti che lo ha sottoscritto anche lui, che, aperte virgolette, vengono assunti a livello legislativo, anche sulla base di avvisi comuni, dei provvedimenti che delegifichino a favore della contrattazione collettiva le tematiche relative all'equivalenza delle mansioni, la ridefinizione dei sistemi degli orari e rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali del lavoratore. Questa è la proposta di delegificazione fatta, ovvero sia il diritto alle mansioni, il diritto all'orario, il diritto alla sicurezza e alla privacy del lavoratore deve essere delegificato in nome della produttività. Ecco, con il decreto cosiddetto salva Taranto, nella neolingua che vediamo, questa canzone della produttività viene messa al diapason, per cui è il diritto alla vita stessa che
viene utilizzato, viene delegificato in funzione della produttività. Ecco, veniamo alla terza, che come dire, comincio a scendere verso la fine del mio intervento, veniamo alla terza merce fittizia, il denaro, perché io credo che se noi non ragioniamo anche su questo, non riusciamo a capire che cosa sta succedendo. E vedete, la rappresentazione che è stata fatta, diciamo, da Riva, dalle forze politiche presenti nello scorso Parlamento, ma anche dai media, è che c'è un'azienda sana che macina profitti e che è intralciata dalla magistratura e forse anche da alcuni lavoratori e cittadini che insomma si sono messi in testa di avere del giornalismo. Beh, non è così, nel senso che noi non abbiamo i bilanci del 2012, però abbiamo tutti i bilanci precedenti. Abbiamo il bilancio del 2011. Beh, il bilancio del 2011 ci dice che nonostante un signor fatturato, scusate, togliamo ogni dubbio su questo, non voglio dire che la famiglia Riva non si sia arricchita in 17 anni di gestione dell'impianto, ci sta almeno 1.400.000.000 di reddito netto non suddiviso da qualche parte. Ecco, fatta questa premessa, andiamo a vedere però qual è la situazione dell'oggi. Beh, la situazione dell'oggi è che il margine operativo lordo, anche qui devo leggere, scusatemi, industriale è passato da 121 milioni di euro a 36. Tolti ammortamenti e accantonamenti, il reddito operativo è di meno 360 milioni, l'esercizio si è chiuso con una perdita secca di 35,5 milioni di euro, ma questo non è un incidente di percorso, un momento di stanca nella produzione, un problema con la magistratura, perché sono crollati tutti gli indici di redditività, tutti gli indici di solidità e l'indice di indebitamento finanziario è passato al 121,43%, mentre le passività di finanziamento ammontano a 2.870 milioni di euro, con un aumento di 244 milioni rispetto al 2010. E ciò relativamente a un impianto, ma questo siete voi a insegnarlo a me e non io a voi, che a prescindere dagli interventi della magistratura richiederebbe un totale rinnovo di una parte importante della sua, dei suoi impianti, proprio perché sono arrivati a fine vita industriale. E questo ci apre tre domande a cui noi non possiamo provare a dare risposta. E sono: perché è stata societarizzata l'Ilva di Taranto e staccata dal resto del gruppo? E sempre con i pacchetti azionari di riferimento in società lussemburghesi e olandesi? Perché è stato nominato, poi di imminente nomina, Enrico Bondi, noto rottamatore di aziende decotte? Perché? Queste sono domande non retoriche, mi piacerebbe che poi qualcuno mi provasse con me a rispondere. Perché la cassa integrazione è stata accesa, giustificata con la sospensione per i lavori di ristrutturazione che riguarda i lavoratori dell'area a freddo, non coinvolti dai lavori di bonifica previsti dall'AIA? Perché, nonostante la magistratura abbia chiesto ripetutamente la chiusura dell'Alto Forno 5, è stata prevista la chiusura il 19 febbraio nel piano che hanno reso noto, senza costi ovviamente, è stata prevista la chiusura dell'Alto Forno 2, molto più piccolo e rifatto nel 2007, e com'è possibile che l'impianto grande, cioè quello che garantisce 3-4 milioni l'anno di tonnellate, rimane aperto adesso e non viene ristrutturato adesso in vista della ripresa del 2014? Io penso che una risposta possibile, ma temo la risposta, sia perché quella ripresa, se mai varrà, non riguarderà Taranto,
non riguarderà Taranto. E allora dobbiamo, io credo, spiegare, e con questo vado a concludere, perché abbiamo deciso di intitolare questa nostra iniziativa Vogliamo Tutto. E per farlo voglio richiamarmi a una teoria matematica che si chiama la teoria dei giochi. Vedete, c'è stata rappresentata la situazione di Taranto come una partita tradizionale, quelle che si chiamano a somma zero. Ci sono due contendenti, uno vince, l'altro perde, oppure nessuno vince, nessuno perde. Così c'è stata rappresentata la sfida a Taranto fra salute e lavoro. O vince la salute o vince il lavoro. Bene, io credo che questa non è una partita convenzionale. Io credo che l'obiettivo della famiglia Riva e delle forze politiche che in qualche modo direttamente e indirettamente la sostengono sia quella di far perdere sia la salute sia il lavoro. E allora non dico che sia semplice, ma quando si viene ingaggiati in una partita dove la sfida è che perdano tutti e due i diritti fondamentali, l'unico modo per ingaggiarla è dire: io li voglio vincere entrambi, vogliamo tutto. Ma qui come facciamo? Ci aiuta ancora la teoria dei giochi, in particolare John Nash. Io non so chi di voi ha visto un bel film, si chiama Beautiful Mind, di qualche anno fa, la storia di questo matematico che impazzisce. Però diciamo che John Nash ha inventato una cosa molto importante, per cui ha preso anche la medaglia Fields, che è il massimo riconoscimento, che viene chiamato il punto di equilibrio di Nash. Ora Nash che cosa si immagina nelle partite anomale come questa? Lui si immagina che a giocare ci sia un giocatore intelligente e ottimista, e questo già potrebbe essere un'indicazione per noi. E dice che il giocatore intelligente e ottimista è quello che nelle condizioni date cerca di ottimizzare il risultato per se stesso, e questa si chiama la strategia del massimo. Però lui ha fatto una equazione matematica, quindi ha matematicamente dimostrato che in ogni gioco non cooperativo, con un numero di attori definito, esiste un punto di equilibrio, cioè il punto che massimizza il risultato per tutti gli attori in campo, lavoro, salute, cioè tutti gli asset. Ecco, io temo che il compito difficilissimo che abbiamo, ma che avete davanti, è quello di farvi classe generale, cioè provare a trovare un meccanismo per massimizzare, per trovare questo punto di equilibrio dentro una strategia del massimo. E allora, e con questo vado veramente a concludere, devo farvi un'ultima citazione, e ecco, noi non possiamo però limitarci a dire questo, dobbiamo avanzare una proposta. Ecco, la nostra proposta è quel sottotitolo al titolo Vogliamo Tutto. Diritti, nazionalizzazione e risanamento. Vedete, noi crediamo da una parte che la nazionalizzazione sia non un obiettivo, non una condizione sufficiente, ma una condizione necessaria, un veicolo. E abbiamo discusso a lungo se usare questa parola nazionalizzazione. Io ad esempio inizialmente avevo pensato a pubblicizzazione, mi sembrava un termine più ampio, più estensivo, ma sarebbe stato sbagliato. Vedete, intanto è già la nostra carta costituzionale che distingue un generale, generico intervento del pubblico nell'economia dalla nazionalizzazione, laddove, ecco qui che volevo dirvelo, all'articolo 43 consente di riservare originariamente allo Stato o ad altri enti pubblici determinate categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse nazionale. E qua permettetemi una digressione di un secondo, vedete quanto è diversa l'idea che avevano i padri costituenti rispetto a quella specie di triste parodia di 007 del decreto
Salva Taranto con licenza di uccidere alla famiglia Riva. Ma perché noi riteniamo si debba parlare di nazionalizzazione e perché non è un termine vetero, non è un termine nostalgico? Perché ne ha parlato solo 3 settimane fa Nobel per economia Stiglitz, che l'ha proposta per le banche americane e ha detto non servono più interventi dello Stato che finanzino a fondo perduto le banche lasciando immutato il loro assetto societario, né servono più interventi che distinguano una good company da una bad company rimasta in mano statale. Lui ha rivendicato, e guardate quanto è attuale per il nostro caso, un principio internazionale per cui chi inquina deve pagare la bonifica. E ha detto le banche americane hanno inquinato l'economia mondiale, dobbiamo fare pagare a loro la bonifica con non la creazione di una good bad company, ma con una nazionalizzazione senza indennizzo della good company. Allora, questa è la strada che noi crediamo sia unica per dire vogliamo tutto. Ma non ci basta. Non ci basta perché non ci può bastare se non facciamo i conti in ogni caso, ecco che vuol dire vogliamo tutto, con la questione ambientale. Vedete, la questione ambientale, ognuno la chiami come vuole, senza dimenticare le differenze tra l'economia dei beni comuni, la giustizia sociale, ognuno la chiami come vuole, ma rimane non solo il nodo, ma anche la soluzione per costruire un modello sociale e produttivo differente. Un modello sociale e produttivo differente che deve essere necessariamente democratico, perché non si può governare dal centro, aperto alla partecipazione dei lavoratori e dei territori, perché non può che partire dalla valorizzazione delle specificità e dei saperi, e che possa dentro questo percorso di, come dire, bonifica ambientale, intervenire anche sui meccanismi di mercato. Come? Non con delle forme antiche di protezionismo, ma con il controllo sociale degli investimenti e delle infrastrutture pubbliche, locali e nazionali. Questo che cosa potrebbe comportare? Di certo una restrizione alla concorrenza, ma non un'alterazione dei meccanismi di mercato. Questo che cosa potrebbe voler dire? Che se noi andiamo anche all'Unione Europea di oggi, anche a Bruxelles di oggi, non a quello che noi ci immaginiamo, e chiediamo in nome della vita, e quando si parte da Taranto si può usare questa parola senza imbarazzi di aver esagerato, delle forme che limiti dentro un processo di risanamento, limitino l'inquinamento che può produrre lo spostamento di merci così inquinanti e pesanti, beh, addirittura oggi potrebbe essere possibile costruire questo percorso, non fondato sul sovranismo, non fondato sul protezionismo, ma fondato proprio sulla questione ambientale, che è l'unica che è capace di salvare insieme lavoro e salute. È un percorso difficile, ma credo che sia l'unico che dobbiamo provare a percorrere. Grazie.